Salve, benvenuti a tutti. Benvenuti a questo nuovo video. Benvenuti e bentornati a quelli che mi seguono già da un po', grazie mille. Oggi è un bel po' che voglio farvi vedere il mio contenuto del ETC, Everyday Carry. Ecco qua tutto sparso sul tavolino. Se vi interessa vedere cosa c'è dentro e cosa è importante per me, seguite questo video, mi farebbe piacere. E torniamo a vedere com'è dall'inizio. In questo video di oggi vi vorrei far vedere il mio EDC, anche se sembra che voglio farvi vedere le mie gambe, ma purtroppo questa inquadratura è quella che è al momento. Il mio EDC è un bel po' che voglio farvelo vedere, solo che cambia ogni 2 settimane, perciò non trovavo mai il momento giusto. Adesso ho detto chi se n'è e ve lo faccio vedere. È chiaro che cambia. Io stesso, allora, se parliamo di EDC, in molti saprete EDC vuol dire Everyday Carry, cioè robe che porti appresso ogni giorno. L'uno o l'altro, si vedono tanti video di questi EDC in questi pouch, praticamente delle tasche, dove spesso, o magari l'uno o l'altro dice: ma tu ti porti dietro questo ogni giorno? Io sì, io ho la fortuna di fortuna. Io per il mio lavoro ho quasi sempre dietro uno zaino o una borsa, qualcosa con documenti, eccetera, eccetera, e perciò c'ho sempre posto di portarmi dietro anche questo. Non solo me lo porto dietro quasi ogni giorno, ma lo uso anche. Ci sono tante cose che devo usare che mi servono e ho tanta roba qua dentro, in qualsiasi situazione, che può essere se vado in montagna, cioè se vado in montagna mi prendo dietro questo, vado al lavoro me lo metto in un'altra zaino e così via. E andiamo a vedere cosa c'è dentro. Qua abbiamo il pouch, cioè tasca della Maxpedition, nota marca che fa questi accessori, zaini, eccetera, eccetera. L'ho preso una volta, questi cosi costano un casino, devo dire che il materiale non è male. E anche come lavorato, però ho trovato altre ditte con un prezzo molto inferiore, di cui sono molto contento, secondo me della stessa qualità, non devono nascondersi per niente. Allora, andiamo ad aprirlo. Qua all'esterno vediamo subito che c'ho un moschettone, e questo moschettone è attaccato a un portachiavi, che sono un paio di metri di paracord. C'è il video anche di questo, come l'ho fatto, penso che sia proprio questo. Ve lo faccio vedere, vi metterò il link qua sotto, qua, aspetta, qua, ecco qua. Bene, allora, già questo. Ah, poi all'esterno abbiamo qua, devo dire che è un bel po' che non lo apro anche. Perciò qua abbiamo sale, questo è sale e pepe, mettiamo qua, o forse meglio di là, e qua di nuovo sale e pepe. Giusto per, se sono in situazioni che mi faccio qualcosa, mi manca sale e pepe, queste piccole sì, dosi di sale e pepe sono molto comode. Andiamo ad aprire ed ecco come si presenta al momento il mio EDC. Alcune cose mi servono veramente spesso, come la piccola torcia, questo multiuso con pinza, sono cose che uso veramente spesso.
ovviamente anche il coltellino. Questo è uno degli oggetti che sicuramente li uso quasi ogni giorno, ma andiamo ad uno per uno, magari cambio inquadratura un attimo. Questo lo tolgo e lo metto qua. Qua abbiamo il moschettone con il paracord. Qua c'ho un moschettone attaccato a questa fascetta che c'è qua. Tolgo il moschettone. Allora, un secondo moschettone, che a volte possono essere utili già in sé ad attaccare qualcosa. E c'ho questa piccola lampadina, niente di che, però se è buio posso proprio usarla anche a trovare qualcosa nella tasca stessa. Poi appunto questo multiuso. Non ho idea dove l'ho trovato, ma è molto comodo, è leggero, piccolo, e con una piccola forbice anche, perché nel coltellino svizzero qua non ho la forbice, una mini forbice per veramente piccoli lavoretti, ma giusto per tagliare a volte carta, cose del genere, va bene. C'è anche un piccolo cacciavite a stella, un altro cacciavite. E qua probabilmente sì, qua abbiamo una lima da questa parte, una lima e un coltello che però non è affilato bene. E vabbè, c'ho il Victorinox, perciò questo coltello non è che viene usato spesso, ma la pinza sicuramente è un attrezzo molto molto utile. Col moschettone. Ok, arriviamo al coltellino svizzero. Il coltellino svizzero molto semplice. Questo era, sì, di un regalo di una ditta. Questi classici che si trovano un po' ovunque, con un apri bottiglie, cioè cavatappi, il punteruolo. Qua non c'è la pinzetta, ma c'è lo stuzzicadenti. Ah, questo anche è un aggeggio che uso quasi ogni giorno. Poi abbiamo qua il piccolo coltello, quello un po' più grande, l'apribottiglie e l'apriscatole. Le cose più importanti e essenziali, secondo me. Ok, lo mettiamo qua. Poi, se andiamo qua a vedere adesso, qua non vorrei toglierlo, vabbè, posso toglierlo. Questo va. Qua ho un po' di corda. Questo è praticamente rame. O rame o filo di ottone, adesso non sono neanche sicuro, potrebbe essere, cioè, penso più che sia un filo di ottone. Molto resistente e molto utile, non pesa niente. Sì, comodo da avere in molte situazioni, che poi puoi ritagliare o con questa pinzetta qua in mezzo o con un semplice coltello che hai lì. Poi andiamo avanti. Qua abbiamo un acciarino, questo l'ho usato già un po' di volte, non è che granché questo come acciarino, però l'EDC qua va benissimo. Ci abbiamo una bussola che non è utilizzabile, non una bussola, sono queste bussole scarse. Adesso ecco, io so che il nord è di là, lo sa, e non sta segnando giusto, vabbè. Non faccio mai riferimento a bussole del genere. So che ci sono bussole di bottone molto piccole che funzionano anche bene, ma in questo caso non mi fiderei mai. Ok, acciarino, poi
Poi fascette. Allora, le fascette non si vedono spesso, anch'io stesso però le ho viste in un paio di EDC o zaini, sì, classici video YouTube, e li trovo molto molto utili. E intorno alle fascette ho anche degli elastici e anche quelli possono essere usati per attaccare qualcosa, allacciare qualcosa. E queste fascette le uso anche spesso, mi capita di usarle comode, anche queste nel mio EDC. Ulteriori oggetti che ho qua sono le graffette, una, due, appunto queste pot si potrebbero usare poi per fare una bussola. Queste vanno benissimo per fare una bussola, basta un po' d'acqua, una pozzanghera, giusto un po' di acqua, una foglia e con questa fai una bussola che sicuramente funziona 10 volte meglio che questa qua. Un accendino che funzioni, mi è successo di fare delle escursioni trekking, succede ovviamente anche quello, avendo dietro un accendino che non funzionava. Bellissimo. E lì si impara. Poi ho un fischietto di emergenza. Questo ho praticamente preparato un po' di paracord ancora. Ne abbiamo già lì con il portachiavi, ma qua ulteriormente un po' di paracord, intorcigliato con spago, questo spago di, sì, senz'altro un materiale naturale, questo va benissimo anche come se si sfrega e si tira i fili, va benissimo anche come esca. Così abbiamo anche esca per far fuoco con l'acciarino. Poi qua ci ho infilzato delle spille ancora. Queste per quando hai vestiti o qualcosa di rotto, pantaloni, non so, potrebbero essere utili anche queste. Le rimetto qua. Adesso andiamo a vedere cosa c'è qua dietro. Per essere sincero, non lo so neanch'io. Questi sono dei scompartimenti dove non è che vado spesso a controllare. Mi ricordo, saranno mesi che non vedo cosa c'è qua dietro. Ecco, qua c'è un po' di pronto soccorso, primo soccorso, roba così. E da questa parte. Ok. Un set da cucito, come si dice, set cucitura, ok. C'ho una matita, mettiamo di qua la matita, ok, qua abbiamo un set cucitura per cucire. Anche qua dentro vedo che ho delle spille, ecco, non lo sapevo neanche. E spero. E degli aghi. C'ho degli aghi per cucire. Eccoli qua. Buon, lo mettiamo giù. Questa cosa che è vuota. Ho qua vedo ancora un po' di spago. Come l'ho impacchettato, penso che ovviamente era pensato per tenerlo asciutto come, cioè, io questi spaghi naturali, di materiale naturale, li uso spesso come esca per far fuoco. Dopo ho qua della carta, sì. Ritagliata un po' di carta per cosa, forse anche come un po' di combustibile per far fuoco, penso. Poi ho qua
parti di un blocchetto per scrivere, per fare degli appunti. E qua andiamo al pronto soccorso. Ok, sono curioso anch'io, andiamo ad aprire. Bene, qua dietro vedo subito sti cerotti, quelli sicuramente più utili di tutti. Questi cerotti larghi che ritagli e van bene per coprire zone anche un po' più grandi, ferite anche un po' più grandi. Io uso quasi sempre questi. Poi, vabbè, questo arriviamo dopo. E anche questo. Un assorbente. Sempre come esca. O per asciugare qualcosa o usi diversi. Ho un po', ho un'aspirina, due aspirine. Ho questi cerotti, un po' di misure diverse vedo. Sempre qua, anche tondi, più grandi, più piccoli. Questo. Poi delle garze impregnate, sì, per pulire una ferita, praticamente disinfettanti. E qua ho delle capsule per purificare acqua. Qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capsule. Ognuna per un litro d'acqua. Ok. Qua ho un BCB, Survival Instruction. Sarà stato in qualche kit di sopravvivenza. Io al momento kit vero e proprio non ce l'ho. Ho tutto nel mio EDC, ho due o tre tasche diverse per modi ed usi diversi, ma kit di sopravvivenza in sé non ci ho mai avuto alla fine. Qua ci sono istruzioni varie di sopravvivenza che possono essere utili. In inglese. Tenute bene ad asciutto. E questo è un foglio che mi sono messo assieme io in italiano e in tedesco, un pronto soccorso d'emergenza. Adesso qua non si vede bene, ma ci sono delle parti diverse, c'è avvelenamento, c'è causticazione o contusioni, distorsioni, beh, un po' in generale come si disinfetta una zona e cosa si deve fare. Le prime, il pronto soccorso, prime cose da fare in caso di emergenza. Ok. Sì. Questo ce l'ho qua, ce l'ho in due o tre diversi kit di pronto soccorso. Sì, si trovano un po' ovunque nei zaini, allora per me il pronto soccorso è molto importante e perciò ce l'ho sparso un po' ovunque. C'ho il kit da un giorno, c'ho il kit da più giorni per più persone, sì, vorrei farvelo vedere al più presto. Ok, qua adesso tutto quello che ho nel mio EDC, come si vede non è poca roba alla fine. L'EDC è vuoto ora, spero.
fosse. Questo è il mio EDC, le cose che per me sono importanti. Sicuramente adesso sto pensando, ognuno ha i suoi, le sue cose importanti, quelle che per lui è importante. Ad esempio questa lampadina non vale quel granché, sicuramente sarebbe da sostituire, no? Una un po' più decente. Ne ho ordinata una, cioè mi arriva una con un abbonamento a un giornale che ho fatto, non vedo l'ora, quella andrà a sostituire questa. Il sale, il pepe, vabbè, puoi discutere se ci sta. Potresti cambiare certe cose, l'acciarino non è uno dei migliori, però va bene. Ognuno ha il suo EDC, quello che piace a lui. A me piace sempre anche vedere i video degli altri, cosa avete voi nell'EDC o nel kit di sopravvivenza. Questo è il mio, spero vi abbia fatto piacere vedere quello che c'ho dentro io, quello che è importante per me. Se vi è piaciuto il video fatemi un like e niente, al prossimo video. Un saluto, ciao!